Cari socialisti, care donne e uomini di tutta la sinistra, care compagne e cari compagni, li avete letti di recente i giornali? Avete sentito cosa dicono di noi in giro per le strade? Visto come siamo bravi a sparlarci addosso su Facebook? Qualcuno di voi avrà Facebook, tante volte sarebbe meglio non averlo. Per un attimo mi è sembrato che il tempo si fosse chiuso su se stesso. Grazie. Più di 30 anni accartocciati sotto il peso di un articolo da giornale. Così mi sono chiesto, noi socialisti, chi siamo? Cosa facciamo? Dove vogliamo andare? Quali sono i valori del nostro essere socialisti? In cosa vale la pena credere e per cosa dobbiamo batterci? Credete che siamo sufficientemente socialisti oppure dobbiamo farci un esame di coscienza perché ci stiamo imborghesendo? Stiamo diventando dei socialdemocratici di centro al servizio dell'economia liberale? Le nostre diversità sono solo sfumature di rosso e siamo tutti dei veri socialisti? Oppure dobbiamo preoccuparci perché l'identità medesima del partito si sta perdendo nel nostro essere moderatamente accondiscendenti? Non perdiamo la bussola. La soluzione a queste domande è molto semplice, ma permettetemi qualche altro interrogativo. Chi ci guadagna nello smembramento sanguinario delle forze di sinistra ticinesi? Noi, i comunisti, forse i verdi? Di fronte all'avanzare dei partiti di destra e all'inconsistenza delle forze progressiste, suddivise in tante piccole parti, perde tutta la sinistra. Divisi non riusciamo a scrivere fatti concreti. Non è una questione legata ai temi e al programma politico, ma molto più semplicemente un fatto numerico. Dall'altra parte siedono partiti capaci di essere pragmatici, incisivi, chiari. Loro, potenti, ricchi, sponsorizzati, se la ridono. Loro ridono di noi e della nostra litigiosità, della nostra pazzesca incapacità a trovare un denominatore comune. Loro ridono della nostra incredibile ingenuità, così noi li mandiamo a nozze. In questo modo starà a casa qualcuno con le idee simili alle nostre e andrà a Berna gente di destra. Mettiamoli da parte gli interessi personali. Se sapremo compiere questo semplice gesto, diventeremo forti. Solo così saremo una squadra vera. Lo spirito comune che deve metterci tutti d'accordo è la difesa dello Stato sociale e dell'ambiente. Valori delicati e rinunciabili, scritti nella Costituzione svizzera. Valori che abbiamo il dovere di rigenerare e trasmettere alle future generazioni. Un patrimonio culturale di tutta la nazione prima che di noi socialisti. Un patrimonio necessario a preservare la convivenza pacifica. Lo Stato sociale va protetto e difeso come un figlio, a maggior ragione se perseguitato. Noi socialisti dobbiamo batterci affinché tutte le persone possano avere una vita dignitosa. La piattaforma elettorale del nostro Partito Socialista e il complemento del Partito Socialista Ticino sono un importante passo in questa direzione. Battiamoci per la protezione dell'ambiente e l'uscita definitiva dal nucleare. Scongiuriamo l'impiego di energie fossili come il petrolio e il carbone, che aumentano i gas serra e le temperature terrestri. Così i ghiacciai si sciolgono, i ghiacciai perenni scompaiono e con loro ampie zone costiere finiscono sotto il livello del mare. Popoli innocenti e disperati lasceranno i loro territori d'origine divenuti inabitabili alla ricerca di altri luoghi vivibili.
La Svizzera deve diventare un esempio di sostenibilità per la sopravvivenza del pianeta. Ci sono le risorse e le conoscenze per farlo. In questo momento tanto difficile occorre fare una cosa sola, contrastare la destra in modo compatto e coeso, con tutte le forze a noi disponibili. Non possiamo perderci in inutili e sterili dibattiti interni. Per sconfiggere gli avversari politici occorre la forza dirompente di un fiume in piena. Questa forza non si crea autonomamente dal nulla, nel greto del fiume. Tutto ha inizio con fini gocce di pioggia, che con il passare del tempo diventano pesanti, saturano e nutrono la terra, si compongono i pozzanghere che liberamente crescono. Tracimano, arrivano ai torrenti, poi agli affluenti e infine al fiume, forte e potente. La Svizzera, per tradizione e cultura, è il luogo della tolleranza, delle diversità, della stabilità e della pace. Non lasciamo che si sacrificano questi valori straordinari sull'altare del libero imprendere e della paura. Io sono una goccia di pioggia. Tu sei una goccia di pioggia. Bruno, Gina, Amalia, Bingo, Ivo, Tatiana, Milena, Pelin sono 8 gocce di pioggia. Gianfranco, Adriano, Lisa, Giovanni sono 4 gocce di pioggia. Raul è una goccia di pioggia. Chiara è una goccia di pioggia. Jacques è una goccia di pioggia. Marina è una goccia di pioggia. Carlo, Evaristo, Manuele sono 3 gocce di pioggia. I candidati al nazionale sono 8 gocce di pioggia. Fabrizio, Aramis, Lidia, Matteo, Lisa, Livio e tutta la GISO sono gocce di pioggia. MPS, POP, I Verdi, Montagna Viva costituiscono possibili gocce di pioggia. Il consigliere federale Alain Berset, venuto oggi tra di noi per portare il suo saluto, è una goccia di pioggia. Compagno Igor, ti chiedo di concludere. La nostra presidente è una goccia di pioggia. Voi, nella vostra intimità siete gocce di pioggia. Noi tutti siamo singolari, uniche e preziose gocce di pioggia. Accettiamo le nostre diversità come un valore e lavoriamo sui denominatori comuni. Uniamoci contro il nostro vero avversario, la destra, che sta dall'altra parte e che difende ben altri interessi. Da soli non andiamo da nessuna parte. Compatti e coesi abbiamo la forza del fiume in piena. Assieme possediamo gli strumenti per vincere gli avversari politici e per cambiare il corso del tempo. E adesso concludo. Cuore, coraggio, determinazione, coesione, sentimento, tanta solidarietà qui come nel resto del mondo ed un fiume di umanità. Questo è l'augurio che faccio a noi socialisti. Grazie per avermi ascoltato. M'han detto che un bozzo, killer, un prete buddista, si è bruciato sto bozzo.